Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, tra poco Enrico Fedele per il filo diretto del Fedele contro tutti. Ascoltiamo un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui. Ciao Gianluca, sono Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ma se tu dichiara che vuoi solo partecipare alla Champions e poi dichiari che lo scudetto non è una cosa che ha pagato interesse, allora non lamentarti se gli incassi non li fai, perché la gente vende solo quando sono i partiti importanti, perché anche loro vogliono aderire partecipando a una cosa a loro piacimento. Mi piace la Juve, mi piace il Barcellona, mi piace il Barcellona, lo so solo un moglie per io. Tanto sullo stesso livello di ragionamento come te, caro Presidente. E allora, grazie a questo amico, sentiamone un altro, eccolo qui, eh. Sentiamo. Salve Radio Marte, sono Giovanni da Mugnano. Gianluca, volevo sapere se Spalletti veniva confermato e poi come calciatore top chi andava via, tipo Koulibaly, Anguissa, Osimhen e chi resta. Grazie e buon proseguimento. Allora, grazie al nostro amico, ne ascoltiamo ancora un altro di messaggio, eccolo qui, via. Ciao Domenico di Gered, sono tipo stesso del Napoli. Ciao, ma io credo semplicemente che finché ci sarà De Laurentiis alla guida del Napoli, il Napoli non vincerà mai nulla, anche perché una gestione calcistica va fatta con seriamente con personaggi che ognuno deve gestire il proprio ruolo, quindi è inutile parlare sempre delle stesse cose. Ciao, sempre Forza Napoli. Grazie caro amico. Allora, questo amico scrive: Spalletti prende le fissazioni, prima Totti, poi Icardi, adesso Mertens. Non mi piace accomunare però i profili. Allora, De Laurentiis non vuole vincere, la gente non è stupida e lo ha capito, scrive quest'altro amico. Poi, ciao Lello da Quarto, ma Osimhen senza infortuni, ci scrive, con 10 presenze in più e con una decina di rigori tirati da lui sarebbe a più di 20 gol, e quanto varrebbe? Bisogna vedere. Poi buongiorno, scrive Gilda, perché un presidente viene attaccato per una battuta evidentemente di spirito, ma poi i tifosi, giornalisti e opinionisti possono concedersi anche offese che di certo non hanno nulla di scherzoso. Qui a Napoli, quando una persona è invisa, tutto viene inquadrato in ottica negativa, e forse questo è anche il motivo per cui dal di fuori veniamo tacciati di provincialismo. Cara Gilda, forse evidentemente tu sei una di quelle che viene effettivamente vessata da qualcuno, e quindi ti ritrovi all'interno della categoria in cui ti ha inserito il presidente. Ma buona parte dei napoletani non sono dello stesso avviso, questa è la verità. Buongiorno caro Gianluca, sono stufo della gestione De Laurentiis, spero che venda al più presto. Spalletti ha deluso, l'unico degno di stima nel Napoli è Mertens. Un abbraccio forte da Roberto da Casoria. E ancora, Gianluca, ma hai visto come si gioca a calcio ieri sera? Beh, effettivamente sia il Villarreal che il Liverpool hanno giocato una splendida partita. Sentiamo un altro messaggio, eccolo qui. Ciao Gianluca, buongiorno, sono Salvatore da Pianura. Senti, una considerazione, non è che i tifosi pretendevano lo scudetto, e forse loro non hanno nemmeno mai detto, però si era arrivati a un punto che eravamo in lotta, cioè a 5-6 partite dalla fine eravamo in lotta, e bisognava solamente tentarci. Noi questo volevamo vedere, l'impegno nel tentare di vincere qualcosa di importante. E poi volevo fare un'altra considerazione, ma visto che ogni volta che c'è un problema a Castelvolturno deve scendere il presidente, il grande capo da Roma, ma il figlio, ma a che serve? Cioè, questo volevo sapere, a che serve se poi ogni volta viene papà, babbo da Roma? Va bene, ne arrivano tanti di messaggi, eccoli qui in attesa di avere Enrico Fedele in diretta, via. Buongiorno Raffaele da Napoli. Ciao Raffaele. Comunque sono decenni, tra virgolette, che facciamo, diciamo sempre le stesse cose, parliamo sempre delle stesse cose. Il Napoli non vuole vincere, il presidente non vuole vincere, ma purtroppo ragazzi, che stai? Che se ci ha mannato? Cosa dire? Forza Napoli, speriamo che Napoli subito qualcun altro. Un bacio. Va bene Raffaele, ecco qua un altro messaggio, via. Buongiorno Gianluca, buongiorno Radio Marte, siete grandi, vi seguo sempre. Ma un presidente che dice, vi siete ingolositi, ma di che stiamo parlando? Là ti fa capire tutto, noi siamo ingolositi. Da Dit Mertens, da 9 anni che sono a Napoli, è più deludente, c'è.
Va bene, caro amico. Allora, questo amico scrive: Gianluca, come mai sul sito del Torino per la vendita dei biglietti di sabato dice che sarà obbligatorio il Green Pass per entrare allo stadio? Sai qualche informazione su questa cosa? Tra poco ve ne daremo. Andiamo in pubblicità e poi cercheremo di collegarci con Enrico Fedele. Allora, caro Gianluca, scrive questo amico, che ne pensi dei tifosi della Salernitana? Tifano come pazzi che vogliono salvarsi invece di sperare nella retrocessione che frutta un paracadute di 20 milioni di euro. Ogni riferimento alle battute di De Laurentiis è puramente casuale. Gennaro da Brusciano. Beh, i tifosi della Salernitana, tranne le frange, diciamo così, estremiste, che insomma offendono anche Napoli e i napoletani, sono degni di stima, ovviamente, tranne però tutte le frange estremiste che, ripeto, offendono i napoletani anche gratuitamente, quando poi non c'è neanche la partita del Napoli. In molti casi prendo ad esempio la partita tra Roma e Salernitana di qualche settimana fa. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco Enrico Fedele. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni in vostra compagnia per Marte Sport Live, voce ai protagonisti, con Vincenzo Russo in regia. È uno dei protagonisti del panorama certamente napoletano e nazionale del calcio italiano, è Francesco Modugno da Sky Sport. Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao Gianluca. Ciao caro Francesco, domani c'è questa cena sociale, la terza, insomma in due settimane sarà più celebrativa che terapeutica, sarà il saluto in pratica alla stagione? No, ti dico, non lo so, nel senso che l'ho raccontato ieri, un appuntamento voluto dal presidente, che sarà domani probabilmente anche a Casa Volturno in mattinata, poi la sera questa occasione per stare insieme inevitabilmente, insomma magari ci sarà l'occasione non dico per fare un bilancio, ma un brindisi sì, perché comunque poi la squadra l'obiettivo l'ha raggiunto, quindi la soddisfazione ma al tempo stesso anche il rimpianto, perché per lunghi tratti tutti e anche qui a Castel Volturno hanno sognato, sperato in qualcosa di diverso, di straordinariamente bello. E poi sai, quando arriva il presidente, insomma, lo sguardo è sempre proiettato al futuro. Quindi vedremo un po', racconteremo quello che sarà, però io penso che siano sempre segnali e momenti che vanno guardati con positività. C'è la presenza tutti insieme a cena, con gli umori, con il clima giusto, secondo me è sempre qualcosa che deve essere accolto con un'accezione positiva. Senti Francesco, questo mini obiettivo del terzo posto, e quindi legato all'evitare, diciamo così, di essere superati, sorpassati in classifica dalla Juventus, che molti si sono posti, anche autorevoli anche qui, opinionisti. Anche qui a Casa Volturno. Ma non è effimero? Cioè. Mettiamoci d'accordo però. Perché se tu mi dici. Se tu mi dici che l'unico vero obiettivo, quello per il quale vale la pena dare l'anima e svenarsi, è la vittoria, sì, ma poi fino a un certo punto, perché geneticamente nella storia di questo club di vittorie e di momenti così non è che ce ne siano stati tanti, e quindi secondo me qui si è fatto di tutto per arrivare primi, c'era la possibilità di poterlo fare. Ma onestamente, alla luce di quella che è la forza delle rivali, di quello che è stato il mercato di certe altre grandi, si poteva finire anche quinti e magari finire dietro Juventus, Atalanta, Roma, che avevano ad inizio stagione la stessa credibilità e forza tua. Quindi non lo so, pensa te se il Napoli dovesse arrivare quarto dietro la Juventus. Dici, ci sarebbe sempre, diciamo così, qualche strumentalizzazione da fare. No, l'insoddisfazione ulteriore che monterebbe, cioè sarebbe un ulteriore motivo per prestare il fianco alla negatività, alla depressione che
che deve esserci, sì, ma fino a un certo punto. Secondo me c'è troppo pessimismo, c'è troppa tristezza in giro. Senti, Francesco, ha fatto una stagione importante. Ma ci scriveva un amico prima, tra Osimhen, Koulibaly e Anguissa, chi è il giocatore che secondo te il Napoli cederà? Anguissa non lo cede, anzi lo riscatta. E gli altri due sono due situazioni differenti. Koulibaly ha un solo anno di contratto, non è più giovanissimo, è una storia con Napoli che ha un legame anche forte, sentimentale. Dovesse arrivare poi l'offerta importante per lui e per la società, sarebbe valutata, perché in questi tempi da nessuna parte ci sono incendi. Osimhen è un'altra cosa. Osimhen è potenzialmente un crack, è uno che non so quando, se quest'anno, la prossima stagione, è destinato a grandissimi club che arrivano e ti mettono almeno 100 milioni. Non lo trattiene. Cioè sono due storie differenti, secondo me, anche per quello che rappresentano. Victor, secondo me, destinato ad una carriera di altissimo profilo, ma è una carriera che probabilmente poi si svilupperà nel tempo chissà dove. Koulibaly oggi è Napoli, Koulibaly è Mertens, è quello che era Insigne. Penso siano cose differenti. Buongiorno, scrive Carlo, la Cina fallita di domani sera sancirà la perdita del terzo posto, date retta a me. Va bene, il nostro amico Carlo ha tirato fuori la sua sfera di cristallo. Caro Francesco, ma tu sei sicuro che il prossimo anno Spalletti sia l'allenatore del Napoli? La sicurezza non è di questo mondo e non è del calcio, però c'è un contratto, c'è una volontà, penso ci sia anche una convergenza di interessi, parliamo di gente che, voglio dire, fa questo di mestiere, quindi di professionismo assoluto. Penso che tra le parti ci possa essere, come sempre poi qui a Napoli a fine stagione, l'occasione di una chiacchierata franca, faccia a faccia, su quel che è stato, su quel che deve essere. Se mi dici se Spalletti resta, secondo me sì, anzi ti dico, qui a Castel Volturno in generale, nell'area, ma neanche ci si pone la questione. Poi è chiaro che la stagione bisogna finirla per bene, bisogna trovarsi e riuscire a trovare una sintesi prospettica. Poi sostanzialmente, sai, su quella che è stata la stagione, Spalletti doveva portare il Napoli in Champions. L'ho fatto. Era questo l'unico imperativo che gli vuoi imputare. Senti, invece, oltre a perché molti invece ci scrivono, danno responsabilità a Spalletti sui cambi, anche sulla questione tattica, sul fatto di non aver schierato Mertens insieme a Osimhen per buona parte. Sì, ma qui non ti dimenticare che gli allenatori qui non sono mai stati buoni. No, infatti. Nel senso che Reja era l'anticalcio, Donadoni semifinale agli europei, Namco era adeguato. Sarri non ne parliamo, il primo Sarri te lo ricordi? Come no? E Napoli-Chievo? Napoli-Chievo. Francesco, io ripenso, sai a chi? Due minuti prima c'era la contestazione. Vero. E Ancelotti era bollito, su Rafa Benitez si faceva ironia, e Gattuso faceva un altro mestiere, e adesso con Spalletti è uguale. Io ti ripenso, Francesco, questo è Napoli, ripenso a Benitez, che è un allenatore che è arrivato a Napoli, ha portato una schiera di giocatori che hanno aperto un ciclo e lo stanno per chiudere, perché con 8 giocatori questo ciclo ha aperto Benitez con i calciatori che ha fatto arrivare, ha vinto in 2 stagioni una Coppa Italia e una Supercoppa, ha sfiorato la vittoria della Europa League arrivando in semifinale, sappiamo tutti col Dnipro come è finita. È arrivato in Champions il primo anno, il secondo anno non ci è arrivato per un rigore sbagliato di Higuain. Diciamo che dal punto di vista della bacheca, in quei 2 anni Rafa Benitez è quello che ha fatto meglio tra tutti gli allenatori del Napoli, eppure è stato bistrattato e criticato per tutti e 2 anni. Quindi. Sì, ma qui c'è una supponenza, una presunzione, anche un'arroganza verbale nei commenti, nei giudizi, che ti dico, è esasperata, ma voglio capirla quando accade al bar e oggi sui social. E il problema è quando questi toni appartengono a chi pensa di fare anche un altro mestiere, o quantomeno si occupa di comunicazione, generando poi questi
questo stato d'animo, perché ci sono poi aspettative eccessive, perché probabilmente perde quella che è la dimensione giusta. La dimensione giusta è questa è una società, un club che ha sempre ambizioni importanti, e qualche volta, voglio dire, sei riuscito anche a vincere. Quest'anno io ti dico, hai sognato, sperato, pensato, sì, però poi per come è andata la stagione ci può stare l'amarezza, la delusione, ma non il disfattismo che c'è adesso. E poi ci ricorda un altro amico che Benitez uscì dalla Champions con 12 punti nel girone, mai successo sinora, anche questo è un dato da ricordare. Francesco, prima di salutarti, a proposito di Spalletti, si dice che abbia rivalutato alcuni elementi della rosa. Io, dando un'occhiata un po' al valore di tutti i calciatori, ritengo che con Spalletti abbiano acquisito valore certamente Di Lorenzo, Rachmani, Anguissa, Elmas, Lobotka e Osimhen. Siamo d'accordo? O ce n'è qualcun altro? Allora ti dico, sì, tutti, secondo me anche Mario Rui ha fatto una stagione più che positiva, e per diciamo amore della verità c'è anche chi ha reso magari meno di altre volte o di altre stagioni. Penso che il rendimento di 2 o 3 dischi sia stato più discontinuo del solito, e su Osimhen registro più che una crescita la conferma che se gioca fa i gol, perché se gioca è devastante, in Italia è dominante. E tu mi dici è cresciuto? Non lo so, cioè nel senso che io ho la percezione di un giocatore che fa la differenza quando gioca, la faceva, la fa ancora. Però secondo me è uno che, proprio perché ha qualità enormi, ha un potenziale a margine ancora importante. Questo amico Angelo si chiama, scrive: vi segnalo, senza fare alcun riferimento a nomi, che non sulla vostra radio ma altrove, alcuni giornalisti faziosi, secondo lui, da oggi stanno attaccando Spalletti e la sua riconferma. Preparano il terreno a De Laurentiis. Insomma, non prevedo giornate molto semplici nel futuro, caro Francesco. Ecco, questi messaggi mi aprono, diciamo così, la mente verso scenari piuttosto complicati. Mamma, che sono tipici, però. Sono sì, tipici. Sì, sì. Io non ricordo finale di stagione senza questo tipo di riflessioni, di scenari. E chiaramente poi le responsabilità sono di tutti, perché probabilmente nell'ambiente, ma anche nello stesso club, tutti dovrebbero contribuire ad una gestione meno umorale, anche da un punto di vista della comunicazione. Ancor più, ripeto, una stagione come questa, dove sostanzialmente l'obiettivo è stato conseguito, l'amarezza, la delusione devono essere sì lo stato d'animo del momento, ma poi razionalmente probabilmente bisogna tutti quanti avere una valutazione un po' più serena. Caro Francesco, grazie per questa bella chiacchierata, apprezzata anche da alcuni dei nostri tifosi che ci hanno scritto. Buona giornata e buon lavoro a Castelvolturno. Grazie a Francesco Lugno da Sky Sport. Saluti a tutti, ciao. Grazie Francesco, un abbraccio a te, buona giornata e buon lavoro. Grazie a Vincenzo Russo e Tony Mola in regia. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Adesso arriva Very Good. Da Gianluca Gifuni è tutto. L'appuntamento con lo sport per questa sera alle 19.30 con un altro approfondimento. Ma noi ci sentiamo alle 18 insieme a Elisa Davino per Metti a Folle, per uno scoppiettante drive time. A più tardi.